Ciao a tutti ragazzi, io sono Jolie e sono una cantautrice, ma in questo canale parleremo di sviluppo personale, minimalismo, disturbi del comportamento alimentare e di alimentazione in generale. Allora, oggi sono qua perché vorrei leggervi un po' del libro sul mindful eating che sto leggendo. Devo dire che ci metto un bel po' prima di finire un libro, quindi lo sto ancora leggendo, ma sono arrivata in dei capitoli che davvero sono, secondo me, cruciali ed interessanti. Per questo motivo ho deciso di condividerli con voi in un video. Quindi andiamo subito, prendo il libro e iniziamo a leggere insieme. Allora, ve l'avevo già fatto vedere in un altro video, ma il libro in questione è questo. Veramente è tanto tanto illuminante, quindi lo consiglio e direi di iniziare a leggere. Una cosa che mi ha fatto riflettere veramente tanto perché non avevo mai pensato in modo così chiaro quello che andrò a leggervi. Intanto vi dico che questa parte del libro si chiama Mangiare fino ad anestetizzarsi. Sebbene sia comune mangiare troppo ogni tanto, soprattutto durante le feste o le occasioni speciali, le persone che soffrono del cosiddetto binge eating disorder o disturbo d'alimentazione incontrollata spesso cedono a episodi di abbuffate compulsive in cui consumano migliaia di calorie in un'ora o due. Alcuni sono consapevoli che il loro scopo è mangiare così tanto da cadere in uno stato di torpore in modo da non sentire più le emozioni negative, il dolore, la solitudine e la sensazione di essere dei falliti. A volte mangiamo per arrivare al torpore e a volte il torpore arriva mentre mangiamo. Entrambe le situazioni possono evidenziare schemi abituali che riguardano il mangiare. Quando facevo la specializzazione e facevo turni di 48 ore, la notte andavo giù al reparto di radiologia, mi sdraiavo sulla macchina tiepida che sviluppava le lastre e mi mangiavo una girella. Non mi piacevano nemmeno le girelle, ma il cioccolato e il pan di Spagna freddi e il metallo tiepido mi aiutavano a intorpidire i sensi e alleviare lo stress in modo da poter continuare a lavorare con i miei colleghi, che erano stressati tanto quanto me. Lo scopo del mindful eating non è impedirci di utilizzare il cibo in questo modo. Lo scopo è che, mangiando in maniera consapevole, possiamo prendere coscienza di quando siamo sedotti dal desiderio di mangiare fino ad anestetizzarci. Acquisendo consapevolezza, creiamo una cornice più ampia intorno a ciò che succede nel nostro sistema mente-corpo. Questo spazio più ampio ci dà la flessibilità e la libertà di vivere la vita con intenzione. Con ogni scelta consapevole, che si scelga di mangiare una girella o un frullato, acquisiamo un maggior grado di salute. Ecco, veramente per me è stato illuminante perché sì, mi ero sempre resa conto che effettivamente le abbuffate che ho avuto in passato, anche fino a qualche mese fa, erano per alleviare le emozioni di stress e di disagio che avevo dentro, oppure per sopperire a delle mancanze di cibo che ho avuto in passato. E sì, le abbuffate possono avvenire anche semplicemente, fra virgolette, perché magari ci sottoponiamo a dei deficit calorici prolungati per moltissimo tempo e quindi il nostro corpo ha bisogno di quel cibo che poi ci fa ingurgitare dopo aver avuto appunto delle carenze a livello fisico proprio. Però è anche vero che c'è questa parte psicologica all'interno del binge eating disorder, quindi qua si sta parlando appunto di persone che più che altro soffrono di binge eating disorder e che quindi non hanno poi delle grandi compensazioni a livello di digiuno, a livello di ossessione per l'attività fisica, lassativi oppure diete estreme. Qua si sta parlando proprio di chi soffre di binge eating disorder, infatti, quindi vorrei precisare che tutto ciò che ho detto riguardo alle abbuffate che avvengono dopo i forti deficit calorici al quale sottoponiamo il nostro corpo a causa del DCA sono assolutamente reali. Però in questo caso appunto volevo mettere lo zoom e quindi focalizzarmi su ciò che è il binge eating disorder e secondo me per le persone che ne soffrono potrebbe essere illuminante. Per questo ho deciso di rendervi partecipi di questa parte. Magari anche chi soffre di bulimia nervosa può ritrovarsi comunque in questa anestetizzazione da cibo, quindi l'abbuffata in quanto momento nel quale praticamente utilizziamo il cibo per anestetizzarci, per non sentire più le emozioni, per non sentire più il dolore. E vorrei continuare perché l'altra parte parla del potere della consapevolezza. Come possiamo lavorare con i condizionamenti inconsci per liberarci dalla loro stretta potente? La chiave è la consapevolezza, il nostro desiderio di essere presenti, di vedere con chiarezza
come i nostri angoli ciechi facciano soffrire noi e gli altri, deve essere più forte del nostro desiderio di vivere con il pilota automatico inserito. Non è una decisione semplice, che presa una volta si mantiene per sempre, è una decisione che va presa ogni giorno. Il più delle volte consideriamo la rabbia un'emozione distruttiva, un'emozione che ci sforziamo di dissolvere. Tuttavia, la rabbia può essere un potente maestro. È come il suono forte di una sveglia, il segnale che si è attivato uno schema inconscio, che le nostre illusioni, gli invisibili scudi che si levano in difesa del nostro ego, sono state colpite. Una volta che le illusioni sono state colpite, non sono più invisibili. Possiamo dunque cominciare a vederle e tentare di smontarle. Per esempio, se qualcuno mi offre un piatto in cui il sugo ha tinto il purè, potrei trovarmi a pensare: non è una persona molto ordinata. Se sono consapevole dei miei pensieri, posso cogliere che c'è qualcos'altro sotto. Posso sentire l'eccessiva temperatura di questo giudizio interno. Posso sentire che la mente sta sviluppando una sorta di confirmatoria. Sì, dice la mia mente, ho notato che il cestino nel bagno era stracolmo. La mia mente comincia a scartabellare nel suo archivio di vecchie lagnanze. Se riesco a fermare queste storie e ritornare al piatto che ho di fronte, al suo peso, al profumo, ai colori, alle forme, allora posso godermi il cibo che contiene e provare gratitudine per la persona che l'ha preparato e me l'ha servito. Posso osservare ancora una volta che la sofferenza inizia con me. Ehi, questo è solo un piatto di forme e di colori. In realtà è un regalo. Questo piatto ha attivato la mia antica ansia sul fatto che i cibi non si devono toccare. Posso intravedere il sentiero buio e tortuoso che la mia mente sta per intraprendere, ma stasera scelgo di non percorrerlo. Scelgo di restare con quello che c'è adesso, qui e ora. Come possiamo rompere i vecchi schemi? La risposta è ingannevolmente semplice, ma non facile da eseguire. Rompiamo le vecchie abitudini diventandone consapevoli e non muovendoci col corpo. Essere consapevoli e non muoverci significa non parlare, non fare niente con il corpo. Muovere la bocca o il corpo è ciò che i buddhisti chiamano karma. Quando fermiamo un comportamento automatico, quando lasciamo uno spazio tra il pensiero e l'azione o le parole che normalmente lo seguono, stiamo aprendo uno spiraglio nella porta della prigione costituita da migliaia di condizionamenti. Prima o poi, e con anni di pratica, la porta resterà spalancata. Quando si presenteranno i vecchi schemi, potremo scegliere se seguirli oppure no. Potremo anche sorridere di fronte alla loro apparente assurdità. Ecco, la consapevolezza secondo me è un potere in tutti gli ambiti della propria vita. La consapevolezza mi ha aiutata a superare molti, molti scogli nella mia vita, a livello anche caratteriale, a livello di ciò che io credevo facesse parte di me, ma che invece era in realtà il frutto di alcuni conflitti interiori del quale non ero consapevole, appunto. Il fatto di essere consapevoli di una determinata cosa ci permette di scegliere se continuare a proseguire verso una determinata strada oppure di non farlo. Anche quindi nell'alimentazione, secondo me, è fondamentale essere consapevoli delle azioni che ci porta a fare il DCA. È molto importante anche appunto capire se una buffata sta provenendo da un bisogno di anestetizzare le sensazioni che stiamo provando in quel momento. E questo non necessariamente poi ci porterà a non abbuffarci, ma il fatto di esserne consapevoli farà cambiare tutto quel momento e potrà anche permetterci di perdonarci per quello che stiamo facendo, perché è molto importante perdonarci per quello che sta avvenendo e per tutti i sintomi che si susseguono ad un DCA. Quindi io spero che queste parole possano aiutare anche voi. Io devo dire che sto trovando davvero questo libro illuminante per tutta la mia vita, non soltanto per ciò che riguarda l'alimentazione. Il fatto di essere più consapevole nelle mie azioni l'avevo già intrapreso un annetto fa con lo sviluppo personale, interessandomi di sviluppo personale e approfondendo tematiche psicologiche, non soltanto che riguardassero me, ma in generale la psicologia di tutte le persone e dell'umano come soggetto. Questo mi ha fatto ricordare molto anche dei rituali che sono legati al DCA, no? Cioè il fatto di sminuzzare il cibo in un certo modo, di mangiare a un determinato orario e non più ad un altro. Tutti questi rituali sono spesso qualcosa che abbiamo, ma che non siamo consapevoli di avere, e non siamo consapevoli del fatto che non siano normali. Il fatto di renderci conto e di diventare consapevoli rispetto al fatto che quei rituali fanno parte della malattia, secondo me già ci può aiutare a renderci conto del fatto che possiamo eliminarli.
ci vuole tanto tempo ovviamente. Io all'inizio dell'all-in cercavo comunque di continuare mentalmente a contare le calorie e di mantenere il timing, quindi la tempistica con il quale mangiavo, che è una cosa che mi era rimasta del DCA, nonostante appunto avessi altri tipi di compensazione che mi andavano a danneggiare meno rispetto al vomito autoindotto. Però comunque, come sapete, contavo le calorie eccetera eccetera, quindi non soltanto quello era dentro di me come rituale, ma anche appunto la tempistica con cui mangiavo, gli alimenti che sceglievo, i macronutrienti e il fatto che appunto io contassi le calorie anche mentalmente quando trovassi del cibo di fronte a me e mi trovassi a mangiarlo, a doverlo mangiare. Il diventare consapevole del fatto che tutto questo non fosse sano per me, per la mia vita, e che affettasse la mia qualità di vita e la qualità della vita delle persone che mi amano e che mi stanno intorno, inizialmente mi ha fatto paura, perché mi ha fatto rendere conto del fatto che io non fossi veramente guarita completamente, non fossi ancora arrivata ad essere una persona normale fra virgolette. Però è stato proprio quel passo che poi mi ha permesso di scegliere se continuare in quella via, e non ci sarebbe stato niente di male, perché alla fine affetta me soprattutto, anche le persone che amo, ma soprattutto me. Quindi alla fine si tratta di una scelta, cioè vuoi rimanere in questo stato che comunque è migliore rispetto a quello nel quale eseguivi metodi compensatori estremi, oppure vuoi andare avanti, vuoi eliminare tutti i rituali e vuoi veramente riappropriarti della tua libertà. Io credo che la libertà stia nel potere decisionale, quindi nella libertà di poter scegliere, e secondo me non si può mai veramente scegliere fin quando non si è consapevoli delle scelte che ci sono di fronte a noi e di ciò che conseguono le scelte che prenderemo. Quindi non so se sono stata chiara, però voglio dire che secondo me dobbiamo cercare, per guarire, di renderci consapevoli in qualsiasi ambito del DCA. Quindi nel rituale che abbiamo, magari appunto di sminuzzare il cibo, io lo facevo per far sì che mi durasse di più nel piatto, oppure il fatto di non mangiare, che ne so, i carboidrati dopo un tot orario, di non mangiare grassi, o anche il semplice controllare, fra virgolette semplice, controllare qualsiasi aspetto della vita, magari fare journaling e se si sbaglia non ammettere che si possa sbagliare, quindi cercare di controllare anche gli errori nelle piccole cose della vita, nella quotidianità. Io facevo anche questo. Poi ci permette di renderci consapevoli di scegliere di non farlo più, se effettivamente ci rendiamo conto che può affettare la nostra qualità di vita. E dobbiamo veramente essere, secondo me, sinceri con noi stessi, perché possiamo, se vogliamo, mentire agli altri, ma la cosa principale che non dobbiamo fare per vivere bene, secondo me, è mentire a noi stessi. Non dobbiamo mentire a noi stessi, perché se noi mentiamo a noi stessi non possiamo mai veramente scegliere, perché se noi mentiamo riguardo al fatto che abbiamo il DCA, ad esempio, riguardo al fatto che effettivamente determinate cose ci fanno stare male, non possiamo mai veramente raggiungere poi la libertà. E secondo me, come vi ho detto anche altre volte, la felicità, la serenità fa rima con libertà, non a caso. Secondo me, per poter essere felici e sereni dobbiamo veramente liberarci da tutti i condizionamenti, da tutto ciò che ci limita la vita, e quindi essere liberi. E per essere liberi dobbiamo essere consapevoli, secondo me. Quindi spero di essermi spiegata in modo decente, è un argomento difficile da spiegare, non mi sono scritta niente oltre aver letto questa parte, sono andata a piede libero con la mia riflessione riguardo appunto questa parte del libro. Mi piacerebbe leggervi anche altre parti del video e commentarle insieme, in modo da provarvi a dare un punto di riflessione, uno spunto di riflessione per il vostro percorso di guarigione. Io quindi vi ringrazio tanto per aver visto il video fino a qua. Vi ricordo che arriverà il video riguardo ai primi 2 mesi di All-In. L'All-In continua, però sta ritardando il video, come vi ho detto. Io cerco di essere super sincera e spontanea qua sul mio canale, come vedete e come penso abbiate capito, quindi sto aspettando di sentirmi veramente felice di farlo e non di doverlo fare per forza perché vi ho detto che l'avrei fatto. Ecco, sto aspettando di sentirmi ok con il fatto di raccontarvi un po' tutte le emozioni che ho provato finora. Quindi se questo video vi è piaciuto lasciatemi un like, se questo video non vi fosse piaciuto lasciatemi un dislike, se ancora non siete iscritti al canale iscrivetevi e cliccate sulla campanella per non perdervi nessun nuovo video. Commentate
commentate qua sotto se avete qualsiasi domanda. Io vi lascio sempre anche la mia email nella mia info box. Contattatemi. E quindi vi mando veramente un super super abbraccio e ci vediamo nel prossimo video. Ciao!